e Emozioni, la prima piattaforma di digital farming italiana per aver ideato un nuovo ciclo produttivo responsabile a sostegno dell'ambiente e delle microeconomie locali. Il premio lo consegna Ottavia Ricci, che è la voce del turismo sostenibile all'interno del Ministero per i Beni Culturali, e il direttore Green Pride Paolo Galloso, presidente di Coltivatori di Emozioni. Non vuole stare. Ecco, grazie per questa parte, grazie mille. Fatto. Una parola anche del coltivatore di emozioni, però se sei troppo emozionato non diamo, non senso. Intanto ringrazio Viverde per l'opportunità e il premio che ci ha riconosciuto. Due parole sui coltivatori. Il nostro obiettivo è quello di raccontare il territorio italiano, i borghi abbandonati, attraverso il recupero delle tradizioni e della cultura contadina che ha fatto anche la nostra Italia, diciamo. Quindi in questo obiettivo siamo partiti dalla Puglia, siamo ormai presenti in 10 regioni, e quello di creare, il sogno sarebbe quello di creare un grandissimo albergo diffuso, integrato e sostenibile. Ma che bravo! Però io chiederei di fare un strappo da lei, chiamare Carolina Toia, consigliere regionale della Lombardia, a farsi una foto con noi, perché lui da buon leccese si è portato come testimone una consigliere regionale lombarda, perché ha detto voglio essere un esempio nazionale. Quindi, scusate, sono anche malata, quindi sarò rapidissima. Io a Natale ho regalato a tanti miei amici un'emozione, perché mi sono affidata a Paolo, e quindi ho regalato una sorta di cofanetto virtuale legato al territorio dell'Oltrepò Pavese, quindi comunque sono rimasta nella mia Lombardia, però insomma ho cercato di diffondere quanto più possibile questa importante iniziativa, quindi al mio piccolo ce l'ho messa tutta, quindi complimenti da voi. Grazie, sono contento che c'è anche Carolina, fate la foto con me, metti di prezzo vicino a noi, vicino a Carolina, dove vuoi, dove dà, perfetto.